Benvenuti al corso Approccio alla didattica della lingua italiana a persone non italofone, è un corso erogato in modalità e-learning e questo significa che potete seguire, potete leggere i materiali, effettuare le prove che man mano prepariamo nei momenti in cui avete tempo. Come è articolato questo corso? Questo corso è articolato in 6 moduli, dura 6 settimane, è iniziato il 17 febbraio e si concluderà il 23 marzo. Gli strumenti che vengono utilizzati per l'erogazione del corso in e-learning sono la piattaforma Second Life e Moodle. Moodle è una piattaforma open source ed è la più utilizzata per l'alta formazione, per i corsi di aggiornamenti, proprio perché da una parte è open source e dall'altra perché ha un approccio costruzionista. Questo significa che sia chi segue un corso sviluppato appunto su Moodle, che gli stessi tutor e docenti imparano insieme. C'è questa interattività che consente di apprendere insieme e gli studenti possono commentare attraverso i forum, possono caricare i materiali a loro volta. E quindi non si è passivi. Essendo un corso erogato in modalità e-learning, dicevo, avete tempo e modo di scegliere i vostri momenti di studio. Cosa è importante sapere? È importante sapere che ci sono delle attività che sono valutate, per cui vi prego di partecipare attivamente perché c'è una tabella di valutazione caricata nella stessa pagina del corso che potete consultare e vi sono alcune variabili che vi indicano cosa viene valutato e con quale peso viene valutato tutto. Allora, aprendo la pagina di Moodle Anita e Fad, non l'ho ancora detto, lo dico adesso, questo corso è erogato da Anitel, che è l'Associazione Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning, e in quanto associazione legalmente accreditata presso il Ministero della Pubblica Istruzione, l'attestato certificato che viene rilasciato alla fine, appunto, è valido come certificazione a tutti gli effetti per gli usi consentiti dalla legge. Per avere appunto questo certificato occorre ovviamente fare quelli che sono i compiti che vi vengono richiesti. Uno di questi è la partecipazione ai forum tematici che ogni modulo ha. In questo momento è aperto il corso, appunto essendo iniziato, e vi è appunto il primo forum su cui trovate un input di conversazione che vi prego di leggere e di appunto scrivere le vostre osservazioni in riferimento a questo thread di discussione. Vengono valutate anche altre attività come quella appunto della consegna di un elaborato, parliamo sempre del primo modulo, che è quello che è aperto,
vi è una traccia e vi si chiede di compilare tre cartelle. Una cartella è di 15 righe, non è tantissimo, e quindi avete tempo per poterlo fare, come potete leggere direttamente dalla piattaforma fino alla chiusura del modulo. Perdonatemi, del corso, proprio perché, essendo un corso pensato, ideato da insegnanti per insegnanti, comprendiamo quelle che sono le necessità di tempo, con il lavoro che svolgiamo. È ovvio che se uno lo fa prima, tanto di guadagnato, insomma, per non portarsi tutto il lavoro poi alla fine, insomma. Però c'è tempo, quindi questa elasticità è stata una scelta voluta e dovuta anche all'esperienza di questi anni, che Anitel ha già accumulato. Quali sono gli obiettivi di questo corso? Gli obiettivi di questo corso è darvi delle istruzioni per l'uso e soprattutto molto pratici per fare un'accoglienza linguistica a quelli che sono i nostri studenti non italofoni. Trovate un materiale preparato dalla collega, da Sara Pisani, e appunto alla terza delle diapositive vi viene spiegato che cos'è l'accoglienza linguistica. Trovate anche un file invece che ricapitola quelle che sono le difficoltà della lingua italiana con cui i nostri studenti non italofoni si trovano a dover, perdonate l'eufemismo, a dover combattere, insomma, perché la lingua italiana non è una lingua molto semplice, ha delle specificità molto importanti che per chi, soprattutto per i parlanti di lingue non latine, diventa complesso apprenderle nell'immediato. Cosa vogliamo insegnarvi? Vogliamo insegnarvi delle pratiche didattiche che utilizzerete nell'immediato in classe, per fare un'accoglienza linguistica vera e propria verso gli studenti immigrati che sono sempre più numerosi nelle nostre classi, e insegnare sia ad insegnare loro la lingua per comunicare, quella che Balboni chiama Italbase, e insegnare invece ad apprendere, per lo studente, apprendere come studiare l'ITA Studio, che è la lingua, l'italiano, la microlingua disciplinare che diventa ancora più complicato per uno studente straniero che si trova completamente sradicato da un contesto sociale, un contesto culturale di appartenenza iniziale linguistico. Quindi dalla sua madrelingua originaria e anche da un sistema scolastico completamente diverso da quello italiano. Quindi è bene tenere presente queste variabili, perché nel momento in cui uno studente straniero arriva nella nostra classe, si porta dietro tutte queste componenti. Ed è bene che noi siamo consapevoli di questo per poter attivare delle tecniche didattiche che sono già state ampiamente sperimentate con successo, e che la linguistica, la glottodidattica ci hanno fornito degli strumenti molto validi che noi possiamo mettere in campo con grande soddisfazione per il nostro lavoro e anche per i nostri studenti.